Pianeta Terra, anno 2019. Alla vigilia di una pandemia che avrebbe decimato l'umanità e ricordatoci l'importanza della mucchina e dei fazzoletti profumati, un gruppo di sviluppatori indipendenti decise di rivoluzionare il mondo dei videogiochi. La gente ormai era stanca di questi videogiochi senza anima e senza cuore, con una bella grafica, una bella campagna single player, uno shooting eccellente, il cui unico effetto positivo era quello di occupare numerosi giga sull'hard disk e alleggerire il peso del vostro portafoglio. Così si dissero: facciamo uno sparatutto browser game! Eh? E lo facciamo pure gratis! Ma veramente è un'idea del cazzo. E con la grafica di Minecraft! Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di Trash Romanti. Oggi siamo in quattro, siamo ben quattro, prego. No, in realtà siamo in due, perché due li ho appena uccisi. Ok, quello che ha parlato è Mattia. Ok, No, 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 ok, hanno avuto la loro vendetta, mi hanno Mattia accreditato. debutta nei Trashomanti killando subito qualcuno. Allora, c'è Sam alias Bud Spencer e il nostro Andrea. Va bene, ma vogliamo spiegare cos'è Crunchia? Questa è la versione taroccata di Call of Duty. La È trama di questo proprio gioco è uccidere. come gran parte dei giochi attualmente di MMO, vero? Fortnite. Esattamente. Ma ragazzi, quindi mi devo concentrare, devo giocare seriamente con la palestra oppure... No, se no ci spacchi tutti. Ma io voglio trovare Zell. Dov'è Zell? Lo voglio uccidere. Quindi, in poche parole, ragazzi, questo è una fusione tra Minecraft e Call of Duty. Però una brutta copia di entrambi, praticamente. Nemmeno una delle due è uscita bene. A questa modalità intanto in cosa consiste? Niente, vedi uno lo spawn. È un FFA molto classico. In alto a destra potete vedere effettivamente come va la classifica. Come vedete io sto dominando. Quindi abbiamo quest'uno, che il nostro quest'uno che non ha fatto il login. L'unica cosa che doveva fare prima di registrare il video, che sarebbe Silnogard. No, è un bug del gioco. Non è vero, è lui che non ha fatto il login, ve lo dico io. No, ma mi ha rubato Zell. Ma io voglio... Allora, scusatemi, io immagino le persone che in questo momento penseranno, ma perché giocate sempre ai videogiochi? Perché siamo in quarantena, cosa dovremmo Ma fare? soprattutto i videogiochi sono un culto, non è un semplice gioco, sono un culto per la nostra anima e il nostro corpo. E se volete fare figli di P, usate il coltellino. L'abbiamo fatto. Comunque Andrea, grazie di avermi fatto scoprire la balestra, è qualcosa di estremamente divertente. Mattia con un one shot con la palestra Ragazzi, ho appena sta andando registrato poco. questa cosa. No, no, io questa cosa la taglio. E mi sa che non la taglierò invece. Ehi, oh! Senti, il punto è che questa one kill one shot, però, ecco, intanto sto facendo più kill dell'altra volta. Che già è un passo in avanti. Comunque, perché registriamo? Perché registriamo sempre più gameplay? Volete mettere che ogni volta che registriamo un gameplay, visto che ognuno sta a casa sua, non dobbiamo mettere quel banner orribile che lasciano su ogni cavolo di programma in TV? Programma registrato prima del DPCM. E quindi gameplay è bello. Dove vai? Dove vai? No, è finito! Stavo per colpire in testa Sig. Comunque quella balestra è Sono illegale. Proviamo Oink, ragazzi. Ah, siamo tornati entrati. qui su Underground. Oh, guarda chi c'è! È sempre un piacere ammazzare Zell. Oh, prima o poi avrò la mia vendetta, animale bastardo. Ti ho vendicato io, Zell. Mi raccomando, Mattia, sempre friendly friendly. Ehi, soffri! No! Maledetto! Ha fatto Sauron quando ha perso la lente a contatto. Situazione di Griffin. Ovviamente, Volevo situazione di fare una bella kill con la pistola, ma Griffin. Ah! vabbè. Ma mi segui? Cioè, dimmi!
tranquillo, io gioco soltanto per... Ti ho visto e ti ho seguito. Io mi devo guardare pure alle... Comunque è veramente una mira orribile. Allora, perché alcuni personaggi sono bianchi e alcuni invece sono verdi? Hanno fatto una cosa molto bella in questo gioco. Quelli verdi in realtà sono, molto simpaticamente, gli infetti da coronavirus. La cosa positiva è che di coronavirus non si muore in questo gioco. No, infatti, perché cosa succede? Se un infetto entra in una partita con altri giocatori normali, non ancora infettati, infetta tutti gli altri. E siccome voi avete giocato con me, risultate attualmente infettati. Il che mi causa un grande piacere sadico. Sì, perché dobbiamo ricordare che il nostro The Spartan picchia i bambini e mutila i cucciolini. Qui per esempio ho sbagliato. non è sempre Pasqua adesso. Dove siete, miei cari compagnuzzi? Zell? Addio! So dove abiti, The Spartan. Zell? Zell? Perché c'è una cosa con Zell? Allora, aspetti dove sta uno. Ah, per fortuna questo supplizio è finito. Comunque, andiamo di Gun. Gun è la modalità copiata da Call of Duty. Ovviamente io non vedo nessuno, a parte Quest 4, che è Sylvegard. E ancora non ha fatto il login, tra l'altro. No, ragazzi, bellissimo! Back on camera. Mi si era buggato. Cosa? Mi era uscita la mano senza la pistola. Back on camera. Non bag, bug. Questo è il bello della diretta. Guarda come si nasconde. Guarda come si nasconde. Per citare Zeb89, Lezzo. Zeb, ti vogliamo bene. È sempre un piacere uccidere Zell. Dio santo, quanto lo odio. In questo gioco saltellare è la chiave. Ragazzi, comunque, se volete giocare a questo gioco, ricordatevi che è gratuito. Gira anche sui PC del 1980. E mi si punta proprio, ragazzi, è fantastico. Oh, l'Alien Blaster. Ragazzi, è una cosa gratis, quindi i bug sono all'ordine del minuto. Non, cosa pretendete? Dai ragazzi, prendete la qualità. Perché prendete la qualità da questo canale e non ve la porto. Ragazzi, quando una cosa è gratis, prendetela. La qualità ci ha rotto il cazzo. Esatto. Ah, non vi ho detto una cosa di questa modalità. Se uccidete con il coltellino, succede la fantastica cosa che venite retrocessi e vi vengono tolti i punti. Chi vuole uccidere con il coltellino? C'è il fucile d'assalto. Ma dipende se vuoi far perdere punti a qualcuno. Oh, Zell! Oh, ma un giorno mi vedrai nei tuoi incubi, sappilo. Ragazzi, mi si bugga in maniera vergognosa. È troppo lento a caricare i modelli delle armi e quindi per un poco sono invisibili. Comunque fra 30 secondi finisce la partita e nessuno finirà la serie di armi. Ma nessuno ce la farà. E quel nessuno sono io. Aspetta, qualcuno ha ferito Zell? Ah! No! No! Mi hai tolto la vendetta della vita! Ho 10 secondi per vincere! Ho 10 secondi per vincere, ragazzi! Ce la posso fare? Ce l'ho fatta! E noi siamo tutti molto contenti di questo. Io sempre terzo, vabbè! Che poi vabbè... Okay. Io concluderei con un team deathmatch. Facciamo un 2 contro 2 molto tattico. Ma cosa ne sai di tattica tu? Quella è tattica forte, Esatto. Ma che schifo. Sono in squadra con The Spartan, perché? Ah, almeno non ti posso uccidere. Vai, se ma spaltiamoli. Ma io volevo ucciderti. Alle spalle? Alle spalle? Ti ho visto alle spalle, che faccio? Ti giro davanti, ti saluto e poi... Sì! Camperone! Qua abbiamo i camperoni, No, ero solo affacciato al balcone. Va là. Let's go. Comunque questa sarà una bella partita perché abbiamo quello scarso contro quello con la... insieme a quello con la balestra. Ma tutti e due la balestra usate? Anch'io la balestra. Dici. Non è vero. No! Guarda che la balestra è più forte in questo gioco. Fa one shot, one kill. Manco fosse American Sniper. Comunque ha una gittata penosa la balestra.
Comunque, ragazzi, non so se avete notato, questo che loro chiamano Little Town è palesemente una mappa di Call of Duty, di cui mi sfugge, no, forse era proprio Little Town e qui l'hanno chiamata in maniera diversa. Comunque, è scopiazzata. Andrea, io vado di automatici. Quasi. Quindi, Zell, stiamo perdendo, dobbiamo darci una mossa. Che dici? Facciamo una kill che stai a zero? Ho preso il FAMAS, vai tranquillo. Doppia! Stavo caricando, che culo. Long shot! Long shot di nuovo! Long shot! Basta, mi sto fomentando, ragazzi, basta. Vai! Prova a giocare senza balestra, prova! Stavolta l'ho fottuto. Ma non stavo camperando, se camperavo... Oh, per un colpo, Andrea, un colpo, cazzo! Dai, ti perdono. Però mi sa che hanno vinta loro questa, eh? Sì, l'hanno vinta loro. Di pochi punti, però. Vabbè, io, ragazzi, sto con una persona che è un deficit. Che perché io no? Beh, ragazzi, sono state delle belle partite, ci siamo un pochino sciolti. Fateci sapere se vi piace la serie, se volete che vi portiamo altri FPS o altri giochi in genere. Possibilmente non FPS perché Zell non sa giocare. Sì, magari. E noi trashovanti vi salutiamo, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, spolliciate, condividete il video e noi ci rivediamo alla prossima puntata. Ciao!